Le quattro reti, due per parte con doppietta di Paolo Rossi, realizzate oggi ad Avellino, sono il risultato del grande slancio con cui entrambi i contendenti si sono impegnati a dispetto delle cattive condizioni del tempo e quindi del campo di gioco. Ma passiamo subito alla cronaca dell'incontro con l'inizio bruciante di Paolo Rossi. Come vedremo, il montaggio in RVM è di Ugo Rosa. Ciulli ha dato il fischio d'inizio da pochi secondi, c'è subito un fallo laterale con la rimessa di Giovannone. Di Somma lancia in avanti ma intercetta Bagni, la palla è buona per Rossi, Piotti fa quello che può e la sfera finisce dentro. Reazione rabbiosa ma ordinata dei padroni di casa per tutto il resto del tempo o quasi. L'undicesimo minuto è uno dei momenti propizi per il pareggio. Calcio d'angolo, riceve Di Somma e il suo insidiosissimo colpo di testa viene neutralizzato da un acrobatico colpo di reni di Malizia. Oggi nell'Avellino c'era un esordiente, il giovanissimo Lorenzo Ferrante. Positiva la prova e con questa sua fiondata appena deviata da Malizia siamo alla mezz'ora. 9 minuti dopo Claudio Pellegrini, servito da Beruatto, coglie il frutto dell'impegno di tutti riportando il punteggio in parità. Superato così lo shock della doccia fredda iniziale, gli irpini da questo momento sentono di poter fare ancora di più e lo faranno. Nel secondo tempo le schermaglie come i recuperi sono quasi sempre resi meno facili dal terreno, in alcuni punti fangoso al limite della praticabilità. Fra le incursioni pericolose degli ospiti da registrare questa del 52esimo, dal fiume lungo la fascia sinistra, indirizza alla rete di Piotti, un tiro angolato, Piotti devia il percorso della sfera, raccolta poi da Rossi, il suo colpo di testa va fuori bersaglio. A questo punto le energie sono ancora esuberanti a tutto vantaggio del gioco e del punteggio e dal 65esimo l'emozione sugli spalti per un pezzo di bravura calcolata di De Ponti che approfitta di un intervento difettoso di Ceccarini ed evitando l'uscita di Malizia realizza. Ma il vantaggio irpino resisterà solo 10 minuti. Al quarto d'ora dalla fine, infatti, tutto come prima. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, un colpo di testa di Della Martira, respinta corta di Boscolo per la conclusione vincente di Paolo Rossi per la definitiva parità delle sorti dell'incontro. Gradualmente la stanchezza prevale sulla volontà e la partita non ha più storia.